caso Julian Assange Wikileaks è un'ingiustizia mostruosa. Per capirlo non serve avere nessuna preparazione culturale, lo capisce chiunque, lo capisce un bambino di 3 anni, perché questo caso può essere raccontato così in modo estremamente semplice. Dopo aver rivelato dei documenti segreti che fanno emergere brutalità, atrocità, crimini di guerra, torture, Julian Assange non ha più conosciuto la libertà, non ha più camminato per la strada a uomo libero. Sono 12 anni e invece i criminali di guerra, i torturatori che sono stati esposti da questi documenti non hanno mai fatto un'ora di prigione. Il caso è tutto qui. Questo trattamento mostruoso, questa ingiustizia mostruosa, tutti abbiamo il senso della giustizia e dell'ingiustizia, è qualcosa che non richiede studi universitari o giuridici. Quindi per capire questo caso bisogna capire semplicemente questo. Questa persona non ha più conosciuto la libertà. Io ho lavorato su questo caso e ho conosciuto molto molto bene lui e la sua organizzazione Wikileaks. Ebbene, in 13 anni di questo lavoro sul caso per il mio giornale, a stretto contatto con Julian Assange e la sua organizzazione, io l'ho incontrato l'ultima volta da uomo libero il 28 settembre del 2010. Dopo di allora io l'ho sempre incontrato chiuso da qualche parte, recluso da qualche parte, o agli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico intorno alla caviglia, o chiuso dentro l'ambasciata dell'Ecuador a Londra, senza neanche un'ora d'aria, dove è rimasto 6 anni e 10 mesi. Poi dentro la prigione di massima sicurezza, la più dura del Regno Unito, dove ancora non sono riuscita a incontrarlo perché le regole sono molto dure, soprattutto sotto la pandemia. Lui non è più uscito. E io ho visto distruggerlo, ho visto la sua salute andarsene piano piano. È stato qualcosa di veramente triste, qualcosa che è incompatibile con la libertà di stampa in una democrazia, è incompatibile con la giustizia, con il senso della giustizia, è incompatibile con l'umanità. Quindi esistono ancora dei margini per salvarlo e l'unico margine che esiste è quello di una forte pressione dell'opinione pubblica affinché le autorità americane e inglesi capiscano quanto è impopolare questa decisione di estradarlo negli Stati Uniti, chiuderlo per sempre in una prigione in cui non può comunicare con gli altri detenuti nemmeno attraverso i muri. Quindi serve soltanto la pressione dell'opinione pubblica, perché non verrà salvato dalla giustizia. La giustizia è stata usata come una spada, hanno distrutto la sua vita e la libertà, quindi non sarà una soluzione giudiziaria salvarlo, sarà solo la pressione dell'opinione pubblica. Quando mi dicono: ma che possiamo fare? Protestate, scendete in piazza, fate manifestazioni, in modo che le autorità capiscono quanto è impopolare. Un briciolo ancora conta all'opinione pubblica. È veramente pericoloso essere un giornalista con la schiena dritta, è veramente pericoloso, è pericoloso nei regimi perché ti uccidono, ti chiudono per sempre dentro un gulag, dentro una prigione, ma è pericoloso anche nella nostra democrazia, lo vediamo. Questo caso è proprio la dimostrazione che non puoi toccare questo livello alto del potere. Sì, puoi toccare la corruzione, il politico corrotto, il politico mafioso, fino a lì ci puoi arrivare. Se ti minaccia la mafia ti danno anche la scorta, assolutamente, quello è un tipo di lavoro, lo può fare. Magari hai problemi con le querele, magari hai problemi con la carriera perché il politico fa la telefonata in redazione al direttore, magari hai questi tipi di problemi, però non fai la fine che ha fatto Julian Assange. Quando invece tocchi quel livello, livello più alto, che io chiamo il potere segreto, cioè il livello dove si muovono gli apparati dello Stato, i servizi segreti, le diplomazie, quando tocchi quel livello e lo fai con risolutezza, aggressività, non mediando, non cercando il compromesso, quando lo fai con risolutezza e fai veramente il giornalista, la tua vita è finita, lo dimostra il caso Julian Assange. Lui non ha più conosciuto la libertà, non è più uscito per la strada da uomo libero. Quindi questo caso è una cartina di tornasole di quanto è limitata la nostra libertà di stampa. Noi ci illudiamo che questa libertà di stampa sia smisurata e che a differenza dei regimi queste cose si possono fare. Ci siamo illusi, ma non è così.